5 e piedi. Oh, quel cavallo che tiene più dentro del circuito fa 5 e piedi. È andato a vedere? No, adesso vado a vedere tutto il caso. Ma giù se sei, comunque dai. Va bene, si deve cambiare la macchina. Non bisogna. Però, no, non è costato. No, no, il cavallo è simpaticissimo, io mi sto divertendo come un pazzo. Poi è più possibile. Non avete idea di quanto persone. La prima, guarda, il primo scopo è bello, ma guarda come finisce. Mi piacerebbe che passassimo più tempo insieme, ma è sempre troppo occupato. Penso che troverà un po' di tempo per divertirsi di quando in parte, allora perché non condividerlo con voi questo tempo? È vero, ci sono persone che ci sono occupate perché hanno una passione, che vuole impegnate e impegnatissime, ma non esiste, insomma, se è sempre troppo occupato, ponetemi dell'interrogativo. E poi osservarne il comportamento, giudicarne il carattere. Beh, intanto lo si capisce senz'altro dal modo in cui... Brava, vai così! ...partner... Percetta! ...tratta le persone che sono lui o lei utili. E va bene. Allo stesso modo, però, quando le persone si relazionano ad altre che devono servirle, lì diventa molto interessante. Cioè, voglio dire... Una marcetta in più, un altro. Un migliaio, per esempio, un commesso, un cameriere, un merito personale per un piccolo errore, o per una svista non intenzionale, è un modo di gestire il potere che potrebbe essere anche diretto poi un giorno contro di noi. Insomma, voglio dire, essere sgarbati, lo sgarbo gratuito, è un campanello d'allarme mica da ridere. E poi non avremo mai comune. C'è da dire che il proverbio, l'adagio, dice che gli opposti si attraggono. In un certo senso può anche essere vero. Opposti nel senso forse più di complementare che di opposti. Dai. Se è vero che le nostre differenze, diciamo così, ci rendono interessanti, perché magari lei o lui sanno fare o fanno qualcosa che noi vorremmo fare ma non sappiamo fare o non possiamo altro fare. Allora, se le nostre differenze possono renderci in qualche modo interessanti e unici, sono solo ed esclusivamente le nostre similitudini, le nostre somiglianze a tenerci assieme. Mette così, sembra una brutta roba. Attento al centro qua, Manu, guarda bene il centro dove cambi. Va in fondo. Adesso la marcia, vai. Forza! Bravo, adesso il giudice ti dice del cambio. Oh, te ce l'ho più parole. Io sono Spanca Marone, ho fatto pure 5 spiri. Meno male che ce l'avevo. Quanto ho fatto dove? Più di te sicuro. Colpa mia, sicuro. Il punteggio per questo binomio è di 68.